ascoltiamo questo racconto. Attenzione. In quel tempo Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita. Ecco, questa può essere l'immagine che ci aiuta. Vedete quest'uomo che c'è la scodella perché è della carità, perché è cieco, non può lavorare, campa soltanto se qualcuno mette il soldino quando gli passa davanti per poterlo far vivere. Che cosa umiliante chiedere la carità. È umiliante. Cieco dalla nascita. Oggi, per nascere ciechi basta avere, come si chiama, la cataratta congenita, che oggi la fesseria si toglie subito, anche i bambini. A quei tempi bastava quello, rimaneva cieco tutta la vita. Non esisteva nessuna forma di intervento chirurgico che poteva toglierla. Cieco della nascita, quindi ha mai visto la luce del sole, mai visto le persone, mai visto i colori, le sagome. Niente. Dei cinque sensi la vista è quella più importante, gli altri sono tutti brutti, ma la vista è più brutta di tutto, perdere la vista è la cosa più brutta di tutte. Questo è nato cieco e sentiva che gli altri vedevano e lui no. E quando succede questo ti metti la domanda nel marinaio del cuore: perché Dio ha fatto nascere gli altri che ci vedono e te non ci vedi? Dio a te non ti ama. Tu sei diverso dagli altri. Così dice il maligno. Allora i discepoli, perché è nato cieco? Ha peccato lui o i suoi genitori perché nascesse cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché siano manifestate in lui le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa dell'inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: ma non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? E alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, è uno che gli assomiglia. E egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me l'ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Silo e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ora ci vedo. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, sabato per gli ebrei il giorno festivo, come per noi la domenica. Per loro era il sabato, e il sabato c'era l'osservanza del riposo. Non si poteva lavorare. Legge di Mosè, cioè legge di Dio. Era sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: ma mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ora ci vedo. Allora alcuni farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato, non obbedisce la legge di Mosè, ha fatto un lavoro, ha fatto il fango, ha spalmato sugli occhi del cieco, ha fatto un miracolo. No, lui non doveva farlo, è sabato, doveva riposarsi. Questo vanno a dire per infangare questo miracolo. Altri invece dicevano: ma come può un peccatore compiere segni di questo genere? Non può essere un peccatore. E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco:
tu che cosa dici di lui dal momento che ti hai aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che poi avesse recuperato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista, e li interrogarono. E questo è il vostro figlio che voi dite di essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero, sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. E chi gli ha aperti gli occhi? Noi non lo sappiamo. Chiedere a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. I giudei infatti avevano già stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose, se sia un peccatore io non lo so. Io so una cosa, che ero cieco e ora ci vedo. Allora dissero, ma che ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro, ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Allora lo insultarono e gli dissero, suo discepolo sarai tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma a costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo, proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno non è Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicarono, tu sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? Lo cacciarono fuori, espulso dalla sinagoga. Gesù seppe che l'hanno cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose, e chi è il Signore perché io credo in lui? Gli disse Gesù, tu lo hai visto. È colui che parla con te. Ed egli disse, credo Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse, è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole, e gli dissero, siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Ecco, vedete, che catechesi meravigliosa, che parola potente, quanti messaggi, quanto annuncio di Dio c'è in questa storia per noi, per tutta l'umanità. C'è tutto il mistero del male. Il mistero del male. Perché è nato cieco questo? Cieco, allora si pensava che se c'era qualche cosa di brutto c'era anche una causa di quello che è successo, dice. Qualcuno avrà peccato, Dio ha punito magari i suoi genitori che hanno fatto i peccati e gli hanno fatto nascere il figlio cieco. Io mi ricordo quando venne qui la mamma della prima ragazza guarita, Valeria, di 11 anni, era così. Dio mi ha punita perché io ho fatto tanti peccati quando ero giovane. E gravi. Gravi. Dio che fa così? Ti punisce a te facendosi ammalare tua figlia, che è innocente. Allora puniva a te. La malattia veniva a te, casomai. Ma non a tua figlia che non ha fatto nessun peccato. Perché deve punire lei per te? E poi Dio non è come siamo fatti noi che facciamo occhio per occhio, dente per dente, le vendette. Il male viaggia su altri binari. E perché è andata così? Perché c'è questa malattia?
Perché mi è capitata questa disgrazia? Perché questo fattaccio? Perché a me non un altro? Quando uno si scopre un tumore, tante persone sono in salute e io mi sono malato. Perché? Quanti perché abbiamo ai quali non sappiamo dare risposta? Ai quali non possiamo dare risposta? Perché non lo sappiamo quale risposta? E la Bibbia non è il libro dei perché. Il libro delle risposte ai nostri perché. Perché ci sono dei perché che noi potremo capire soltanto quando saremo di là, nell'altro mondo. Oppure perché il Signore ce lo rivela, tenendoci incontro. Io mi ricordo quando ho cominciato a fare questo ministero di guarigione per i malati, in un paese vicino alla parrocchia dove stavo, due fratelli che facevano i camionisti, uno era morto, circostanze misteriose, l'altro ha fatto un incidente col camion, andò in coma, coma vigile, però insomma era messo molto male. E allora ci disse il parrocchio di pregare per quest'uomo, andiamo a pregare lì. Era tutto entusiasta per tante cose scoperte, rileggendo il Vangelo riguardo la guarigione dei malati, a pregare la messa a casa di questo qui, a pregare contro gli infermi in ospedale, nelle parti di rinazione, per pellegrinaggi a Loreto per chiedere attraverso l'intercessione della Madonna la sua guarigione. Mi ho fatto un accanimento spirituale, terapeutico, per la guarigione di quest'uomo. Quest'uomo era stabile nel suo coma, dopo un po' di tempo cominciò a peggiorare e poi morì. Io, che mi ero sbilanciato così tanto, dicevo, ma il Signore lo guarirà, coraggio, preghiamo, abbiamo fede. Tutto quello che avevo detto, e soltanto nella fede personale, è tutto scomparso. Allora dico, ma Signore, ma allora non è vero niente, ma perché è così? Ma... E tutte le persone che dicevano, Don Marco, abbiamo pregato tanto, non è valsa niente. Manco Dio poteva fare niente. Per... Ma com'è possibile? E lì io ho fatto il peccato, il Signore lo sa benissimo, mi sono ribellato al Signore, perché questo? Non doveva morire quest'uomo, perché l'hai preso? Non è giusto così. Dopo preghiere, lotte, sono venuto a sapere di alcune storie che quando ho cominciato a pregare per questo uomo non sapevo. È successa una storiaccia e la conferma l'ebbe il giorno del funerale di quest'uomo, quando incontrai un suo amico che mi disse, parlammo del fatto della guarigione, sì, se questo guariva da lì a poco avrebbe ammazzato Tizio, e disse il nome della persona. Perché ha ammazzato Tizio? Perché questo qui era uno che aveva tradito la moglie se n'era accorta, la cacciata via di casa, che l'aveva fatta veramente sporca. La sorella di questo qui era la vedova cognata di quest'uomo che era in coma, e questa qui dice, chiese al cognato di accoglierlo in casa. Era in mezzo alla strada, anche se ha fatto quel macello, però... E quest'uomo è accolta. Beh, per ricompensa, questo qui, uomo su oltre 50 anni, sedusse la figlia di questo qui che l'accolse, 21 anni, studentessa universitaria, questa che è il primo ragazzo, il primo innamoramento della sua vita, perché era tutta ragazza a casa e lavoro, proprio così, e chiesa, ne ha fatte di storie, è innamorata matta di questo. E lui ne ha approfittato in tutti i modi, ma non per amore. Quando il babbo seppe questa storia, l'incidente stradale era avvenuto perché lui aveva bevuto, nonostante guidasse il camion, per non pensare a questa storia qui, ma per come era fatto quest'uomo, che non frequentava mai la chiesa, grande bestemmiatore, l'avrebbe ammazzato. Quando avrebbe scoperto che, nonostante cacciato di casa, questo qui continuava a vedere la figlia all'università, di nascosto di tutti, questo avrebbe fatto. E allora, pregando, il Signore mi fece sapere questa cosa qui,
che quando lui era in coma, lui, Gesù, ha fatto vedere a quest'uomo il paradiso e gli ha chiesto: vuoi entrare qui o vuoi tornare nel mondo? Che avremmo risposto noi, dopo aver visto il paradiso? Ma chi ci ritorna qua giù? Chi ci ritorna qua giù, dopo aver visto il paradiso? Quello è il nostro punto d'arrivo. Lui scelse di restare in paradiso. Il suo coma prese una svolta in basso, cioè prese una febbre 39,5, 39 continua, resistente agli antibiotici, in una settimana è morto, consumato da questa febbre. Questa è stata la migliore soluzione per quest'uomo. Se fosse guarito, tornava a casa, non è che si convertiva per me più di tanto, scopriva che la tresca tra quest'uomo e la figlia continuava ancora, quello l'ammazzava, si dannava all'anima. Perché dopo uno quando ammazza, mettiamo che andava a beccare, che stavano insieme, come succede? Si vedono tre giorni di continuo. Ammazza quello, ammazza la figlia, che lo fa soffrire, e poi ti ammazza perché si pente di aver ammazzato la figlia. Finiva la tragedia questa storia. Così finita benissimo, lui è in paradiso. Allora qual era il bene per lui? Che guariva dalla malattia? Dal coma? Il bene per quell'uomo era andare in paradiso, ci è andato. Quindi come si fa a sapere i perché? Qui perché c'è stata una rivelazione particolare. Ma noi non possiamo mai sapere tutte le cose che sa Dio, che appartengono all'intimità di una persona, di una famiglia, di una storia, di una situazione, il passato, il presente, il futuro. Mai lo sapremo. Per cui o la smettiamo di pensare che Dio sbaglia a fare le cose, come dice la gente. Come dice la gente quando una persona è giovane? Era tanto bravo, era giovane, ma si poteva prendere quel delinquente che non muore mai, che non crepa mai, che ti fa soffrire tutta la famiglia, e questo qui che è un bravo ragazzo lo lasciava vivere? Non è giusto, lui doveva vivere ancora, e quell'altro doveva morire, perché prima muore e prima ci troviamo di torno e meno soffriamo. Così pensa la gente, pensa così. Noi fino a quando continueremo a dire che Dio sbaglia a fare le cose? Fino a quando? La fede è quando uno dice che, anche se non capisco, siccome so che Dio è amore, hai fatto bene tutta questa cosa. Non so perché, non so come, non so i dettagli della storia, però mi fido di te, Padre, hai fatto bene. Lode gloria a te. Gesù si è fidato dell'amore del Padre sulla croce. Quando stava crepando in mezzo a mare di sofferenze, in mezzo al rifiuto di tutti. Ma uno fa il volere di Dio e per ricompensa muore in croce. Gesù si è fidato che attraverso quella storia stava passando il volere di Dio su di lui, il progetto di Dio su di lui e per l'umanità. Allora ha abbracciato quella croce, ha creduto all'amore del Padre dentro la croce. Questa è la cosa grande. Allora dice: perché è andato cieco? Lo sa Dio perché? Noi non lo sapremo mai questo. Gesù dà una chiave di interpretazione però di questa cosa. Lui è nato così perché si manifestino in lui che cosa? Vi ricordate? Ditelo. Che cosa si deve manifestare in quest'uomo? Non la gloria, le opere di Dio. Quando Gesù Cristo diceva le opere di Dio, aveva in mente una cosa, un'opera. Che cosa doveva vedere in quest'uomo? Qual è l'opera di Dio che sarebbe venuta da lì a poco? Che lui avrebbe ripreso la vista. E non solo quella del corpo, ma anche quella interiore. Allora, perché Dio permette che esista il male? Perché Dio è colui che il cieco lo fa tornare ad essere vedente, il sordo lo fa tornare a udire, il muto lo fa tornare a parlare, il morto lo risuscita, l'indemoniato lo libera, il povero lo riempie di, lo ricolma di beni, magnificat, e il peccatore lo converte, lo fa diventare un santo. Questa è l'opera di Dio. Le opere di Dio sono queste.
Perché quello è così? Perché si manifesta in lui l'opera di Dio. Che lui guarisca. Un miracolo, un'azione soprannaturale che trasformi quel male in un bene. Quando quell'uomo, attraverso la sua cecità, non solo riprende la vista, ma scopre Dio, ha superato, ha cominciato a benedire Dio di essere nato cieco. Grazie Signore che sono nato cieco, perché se non nascevo cieco non ti conoscevo mai. Per come sono fatto io, l'ultima cosa che pensavo eri tu nella vita. Mi hai fatto nascere cieco? Grazie, così adesso ti ho scoperto e ti ho visto chi sei. E cosa fai noi uomini? Ti conosco adesso. E diventando vedente interiormente, ha superato i farisei che vedevano con gli occhi del corpo, ma dentro erano ciechi. Li ha scavalcati tutti quanti. Ha potuto fare da maestro a loro. Li sono offesi perché loro erano i maestri, per loro insegnare lui doveva imparare. E no, gli ha fatto da maestro perché lui ha capito bene come stavano le cose. E loro non volevano accettarle. Ha scavalcato tutti. Allora, il male che c'ho io, il male che c'è tu, il male che c'è tu, è per noi motivo di bestemmia, di ribellione, di mormorazione contro di Dio? Oppure attendiamo che Dio attraverso questo male manifesti la sua opera d'amore nei nostri confronti? Questa è la cosa. Per cui, se sono malato, ti benedico, Signore. Io non so cosa fare di me, non so quando intervieni, ma so che mi ami. E so che tu farai un'opera meravigliosa per me. Ti lodo, ti ringrazio, Signore. E invece di mormorare, invece di bestemmiare, invece di lamentarci, passiamo alla lode. Già ora, durante il nostro male, prima che Dio intervenga. Cosa ha fatto Gesù Cristo a questo cieco? Guardate, non so se potevo fare una cosa più schifosa. Immagini che io adesso sputo per terra, con la polvere ci faccio una pastina e te la spalmo sugli occhi. Marco delinquente, come ti permetti? Fa schifo, o no? La polvere, lo sputo per terra, chissà ci sarà pure un po' di racco, speriamo di no. Gesù non ce l'aveva. E lui non sapeva che quell'uomo era figlio di Dio, perché se, no, se Gesù mi sputasse, il Signore sputimi davanti, da tutte le parti perché la tua saliva è santa. Ma quello non lo sapeva che era Gesù Cristo, il figlio di Dio. Per cui, tutto sto pezzo di inguente, sto qui che della carità, mi ha sproccato gli occhi. E poi la parte dove ci soffro io, gli occhi, questo è un insulto. Ma io sono delinquente, mo mi vado a andare a lavare, accompagnatemi che non ci vedo. Alla piscina di Siloe, a lavarsi. Guardate un po' che razza di roba. Dio non ci permette di metterci a sedere sul nostro stato di malattia. Quanto è grande questa cosa. Noi ci adattiamo e ci conviviamo. Dio non ci fa adattare a quella cosa. Una delle cose più dure che ho incontrato in questi anni pregando per i malati è che il malato, che gliene frega di guarire? Sta bene così. Una volta mi è venuto incontro una ragazzina, 21 anni, 22, sulla carrozzina. Incontro di guarigione, beh, Gesù guarisce. Ragazzi, tutti quanti, vederla così. Chi è che non avrebbe desiderato di vederla alzarsi dalla carrozzina e cominciare a camminare di fronte a tutti? Era come meraviglioso. Ma dice, dopo l'incontro ho parlato, vieni la prossima volta, dai, continua a pregare, vedrai che il Signore prima o poi ti guarisce, insisti, chiedi. No, sta bene così. Che cosa? Ma come sarebbe di stare bene così? Stai sulla rossina, non cammini, non sei autonoma. Ma io... Poi l'ho vista diverse altre volte in paese, alle poste, tutti quanti. Andava a rispondere alla pensione, che era malata. Prendeva i soldi senza lavorare. E stava con la carrozzina, tutti in primi posti, da tutte le parti. Poi ragazzi, sempre con la massima attenzione... Quella godeva di questo stato di commiserazione pubblica che aveva perché era malata. I soldi ce l'aveva perché c'era la pensione. La famiglia, se avesse detto mamma costruiscimi un grattacielo, quello subito faceva perché per farla contenta.
così, era, comandava tutto e tutti, per il fatto che era malata. Si era adattata a questa situazione così. Chi faceva la fatica di andare a chiedere a Dio con la fede convinta di... No, non è così. Dio questo non l'accetta. Dio, quando uno fa così, ti sputa il fango in faccia e ti costringe ad andarti a lavare sulla piscina di Siloe. Non ti fa sedere sullo stato di malattia. Non vi dico soltanto la malattia fisica. In genere, la situazione che viviamo, Dio non accetta persone passive. Lui vuole cristiani combattenti. Se gli atei o i massoni che gestiscono, gli atei massoni, la massoneria non fanno parte gli operai, il dipendente comunale, nella massoneria fanno parte i pezzi grossi, i direttori di grandi industrie, i grandi politici, i militari, i giudici, quelli che fanno le leggi. Se ti spiccano il crocifisso dai luoghi pubblici, tutti si stanno zitti perché lo Stato... Ma quale Stato? Questo è uno Stato corrottissimo, perché ci stanno persone che hanno un'ideologia anticristiana. Come fanno a stare zitti tutti quanti? Nessuno parla, nessuno si oppone, e se si oppone così in una manierina che... Come mai questa cosa? Che è un'offesa grande di Gesù Cristo. Come può esistere uno Stato senza Cristo? Uno Stato senza anima? Allora, Dio non vuole persone comode, sedute, sul proprio stato di malattia. Ama invece persone che combattono per il bene, che reagiscono, che danno da fare. Combattere per il bene, per esempio, quando nel caso del mondo dell'handicap, ci sta il portatore di handicap che sta, fa il malato e basta. A prescindere dai miracoli, già dal punto di vista della lotta sociale, il portatore di handicap vuole l'abbattimento delle barriere architettoniche, non può magari muovere le gambe, proprio le mani, allora si mette al computer, è cieco, allora non può avere un lavoro in movimento, risponde al centralino dell'ospedale. Fa, si muove, non si siede sul suo stato di malato, ci dà da fare, vuole vivere la sua vita. Quello è bello, perché lo vedi combattivo e ammiri quella persona perché nonostante i suoi handicap si dà da fare, vuole vivere. E invece non ammiri quello che sta lì, oh, io sono così, oh, soffro tanto, oh, sono distrutto. Quello che si compiange da solo. Chi fa questo, Dio gli sputa il fango sugli occhi e costringe ad alzarsi, a fare un cammino, andare alla piscina di Siloe. Da questo fatto questo brano è stato preso per il battesimo, dove ai tempi in cui la chiesa dà il battesimo agli adulti, la piscina di Siloe e l'acqua battesimale diventava il luogo in cui moriva il peccatore e rinasceva il figlio di Dio, dall'acqua e dallo Spirito Santo. Ma questo non vale soltanto per il battesimo, vale nella vita, vale nella fede. Cosa succede? Bene o male, quindi, quest'uomo dà retta a Gesù Cristo, ascolta la sua parola, si lava e vede il miracolo, ci vede. E lui che cosa spiega un miracolo? Che chi l'ha sperimentato lo sa cosa significa un miracolo. Qualche cosa che umanamente non può avvenire, e ripeto ancora un milione di volte, il miracolo è una cosa che umanamente non può avvenire, che secondo le leggi della natura è impossibile che avvenga. Peggio ancora, la natura rovinata dalla forza del male, che è più grande delle leggi della natura. Per doppio motivo, quella cosa non può avvenire, Dio la fa lo stesso. Questo è il miracolo. E la nostra fede è chiamata a credere a ciò che umanamente è impossibile, a ciò che lo spirito del male, che nessuno può distruggere, e Dio lo distrugge. Dio più potente del male, più potente della natura, più potente delle forze del male. Questo è l'oggetto della fede, il miracolo. Allora, il popolo di Dio, noi siamo malati perché non riusciamo a credere questo. Non riusciamo a credere solo a quelle cose che, beh, sì, c'è un 25% di possibilità che si possa realizzare. Allora spero che si possa realizzare. Questa
La nostra fede arriva così. Ma quando c'è una cosa che non si può realizzare, che ti dicono tre parti, questo è impossibile togliere dalla testa. Noi abbiamo avuto casi di padri con delle ragazzine che erano qui con handicap, perché hanno cominciato a camminare, a fare qualcosa in stato di preghiera. I padri presenti hanno impedito alle figlie di partecipare più agli incontri di preghiera perché avevano paura che se la figlia si metteva in testa di poter guarire, dopo soffriva quando vedeva che invece non poteva guarire perché la malattia è inguaribile. E quindi si doveva per forza di cose disilludere. Allora meglio che non ti illuda per niente, così dopo non ti devi disilludere, piuttosto che si illuda e poi diventa ancora più triste di prima. Questo hanno rappresentato questi genitori. Pensate, il genitore che per amore della figlia gli ha fatto perdere la carta del Signore. Genitori bravi questi, pieni d'amore per i figli. Genitori killer. Hanno ammazzato la fede nascente di persone che stavano sperimentando la potenza di Dio nella loro vita, per la guarigione. Vedete cosa è l'incredulità? La incredulità, quanto è brutta, quanto rovina la nostra esistenza, quanto la spegne, ci porta a vivere per terra, invece che nell'alto dei cieli. Allora quest'uomo guarisce, la vita si sparge. Vi ricordate la lettura? Hanno creduto le persone a quella guarigione? Vi ricordate quello che dice il Vangelo? Lì il presidente Giovanni, lui ha descritto bene questa cosa, l'ha vista con i suoi occhi. Tutti hanno creduto a questo miracolo? Sì o no? Chi sì, chi no. Ma questo non è quello che stava a chiedere la carità che era cieco? Oh, che bella cosa, adesso ci vede. No, non è lui, ma uno che gli assomiglia. Risposta umana, impossibile che un cieco vede, allora questo è uno che gli assomiglia. Oh, ma sapete, questo l'ho scoperto pochi giorni fa, facendo una preghiera per una musulmana, che stranamente ha chiesto aiuto perché c'è un problema che non si può risolvere neanche con la religione musulmana. E allora dice, io nel nome di Cristo chiedo l'aiuto per tua figlia. Ah, Cristo non è risorto dei morti, mi ha detto lei. Che cosa? Cristo è risorto dei morti? È il fondamento della fede. No, Cristo non è risorto dei morti. Come sarebbe a dire? Fammi capire. Che cosa è? È perché quando hanno condannato a morte Gesù Cristo, non ce l'ha messo a morte lui, ma il gemello. Così che quando quel gemello è morto in croce, poi Gesù si è presentato, sono risorto. E invece era il gemello. E così voi cristiani credete un inganno. Perché dicono che questa è una musulmana, i suoi imam gli hanno insegnato così. Perché se Gesù Cristo fosse veramente risorto, allora lui sarebbe più grande di Maometto, perché Maometto non è risorto. Però Maometto per gli islamici non è un profeta tra i tanti, è il profeta per eccellenza. Gesù Cristo era un profeta, ma uno tra i tanti, non è il profeta, non può scavalcare Maometto. Dire di questo è una bestemmia tremenda contro Gesù Cristo, che è il figlio di Dio fatto uomo. E la fede cristiana ha come fondamento che Gesù Cristo è risorto dai morti, è lì che ha sconfitto il diavolo, eccetera, eccetera, eccetera. Non si può negare questo. Ma questa menzogna gira nel mondo musulmano, nel popolino, per ingannare la gente. Vedete un po', noi possiamo essere d'accordo con questa religione? Si può dire che tutte le religioni vogliono la pace, questa religione, dialoghiamo con questa religione perché c'è del vero anche in questa? Questa è menzogna anticristiana. Questa va svergognata. Che è stata un'invenzione per sputare addosso a Cristo, per dire una menzogna su di lui. Il mondo musulmano dovrà accorgersi un giorno che c'è stato un trucco da parte di Maometto per ingannare la gente dicendo queste menzogne su Gesù Cristo e per fondare un'altra religione.
non lo so quando questo avverrà, ma questo deve avvenire. E non si può prendere questa religione come una religione che porta a una verità. Capite la menzogna com'è tremenda? Negare queste cose qui significa sbaraccare tutto l'edificio della fede cristiana. Bene, allora la gente, chi ci ha creduto e chi no? Io pensavo che di fronte a grandi miracoli, siccome i miracoli sono la cosa più evidente della fede, tutti credessero. Io pensavo che qui si riempisse la Chiesa, per esempio, gli incontri. Non è così. Le persone che credono di meno ai miracoli venuti qui dentro a Martinsicuro sono i martinsicuresi. Quanti sono i martinsicuro qui? Alzate un po' il braccio. Tu sei ancora più lontano di Martinsicuro. Quali sono di non Martinsicuro? Alzate il braccio. Ecco, dimostrazione. Se i martinsicuresi avessero riconosciuto quelle grazie avvenute con le testimonianze e le cose, qui oggi dovevamo un'altra volta riprendere il patetto dello sport per farci venire 800.000 persone del posto. Ma non ci credono le persone del posto. Non si crede ai miracoli, perché il miracolo è una cosa, ma può essere che è così, ma può essere che è così. Dio è così buono, Dio è così potente, Dio è così misericordioso verso chi soffre. Noi non lo crediamo, ma lui è così. Il miracolo va a impattare contro una tremenda realtà che si chiama l'incredulità. Allora la gente, chi sì, chi no. E quando uno dice di no, poi ti deve spiegare la motivazione per cui non ci crede. Ecco, dice, questo non è quello che stava a chiedere alla carità, però gli somiglia. Questo sarà il sosia, sarà. Ma non è lui. Quel buon chissà dove è andato. No, sono proprio io, diceva il cieco, guarito. Allora questa cosa era importante, scherzi. Arrivano i capi religiosi di allora, oggi pure ci sono i capi religiosi, attenzione, i farisei, i più santi, i più esperti della legge, gli scribi, quelli esperti della Bibbia, lì c'era la sinagoga, mettiamo che fosse come una parrocchia di oggi, quindi ci sta il parroco, il viceparroco, il consiglio pastorale parrocchiale. Esaminiamo questo caso, facciamo l'indagine, come ti chiami, di dove sei, che cosa è successo? Io ero cieco, poi un tale mi ha detto, mi ha spalmato il fango sugli occhi, mentre arrivava il mio bicchiere di sidra, adesso ci vedo. Come si chiama questo? Si chiama Gesù. Ma sai che giorno è oggi? È domenica, allora è il sabato, è il giorno festivo. Ma sai che oggi c'è l'osservanza del riposo? Legge data da Dio, Dio l'Altissimo, il benedetto Yahweh. A noi uomini perché invece di lavorare pensassimo a lui frequentando la sinagoga, pregando, eccetera, eccetera. Quest'uomo, invece di osservare il riposo, si è messo a fare un lavoro, si è messo a fare il fango, si è messo a spargere sugli occhi e ha guarito un malato. Ma come può uno guarire un malato il giorno del festivo? Mosè, che sì, quello è un santo uomo di Dio, ci ha proibito di fare queste cose. E lui si è messo a fare un lavoro festivo. Questo non è un miracolo. Questo non è un uomo di Dio che vuole fare una cosa del genere. Questo è il discernimento dei farisei rispetto a Gesù Cristo. Un discernimento fatto in base alla Bibbia, in base alla parola di Dio, fatto da persone autorevoli in campo di fede. Capite cosa significa questo? Queste cose qui sono sempre avvenute nel campo della Chiesa. Chi poteva credere che un fraticello umile potesse portare nel suo corpo le stimmate di Gesù Cristo ed essere coppia di Cristo vivente crocifisso?
impossibile. Che uno fosse capace di andare in bilocazione ad aiutare la gente. A bilocazione, non esiste questa cosa. Che attraverso le sue preghiere guarivano i malati, veniva la dottoressa Wanda Poldaska, che collaborava con Papa Giovanni Paolo II quando era cardinale a Cracovia, madre di 4-5 figli, madre terminale di tumore, guarita a distanza, lui stava a San Giovanni Rotondo e quella in Bologna è guarita dal tumore terminale, su richiesta del Papa, dell'allora cardinale. Ma che, non esiste queste cose qua. E lui diceva il carisma di leggere i cuori, confessava, tirava fuori tutti i peccati, pure quelli più nascosti. Il carisma della profezia, vedere il futuro. Non potevano credere, per cui con fratelli, frati, sacerdoti, vescovi, cardinali, mandati dal Papa, è il grande avversario di Padre Pio, Padre Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dell'ospedale Gemelli, eccetera, eccetera, grande nemico, acerrimo, che dice che non era vero niente, che era un isterico, un pazzo, che le stime se le fatte lui oppure era perché un pazzo se le create col suo cervello. Chi ha creduto a quest'uomo? Quasi 3 anni sospeso a Divinis, non poteva né celebrare né confessare. Non si sa quanti anni mi sono perduti in quel tempo con 3 anni di mancato esercizio del suo carisma. Perché? Proibito, perché era sotto osservazione, isolato da tutti. A quei tempi c'era la scomunica che andava a trovare Padre Pio. Ci andavamo di nascosto, che non sapesse il parroco, che non sapesse nessun altro, perché se no erano guai. Così. Perché in nome di Dio questo è un peccatore. Da ora a Dio, noi sappiamo che questo è un peccatore. Tu sei un povero pezzente, ignorante di Bibbia, tu non lo puoi capire questa cosa. Noi però che siamo gli interpreti autentici della Bibbia ti diciamo che questo è un peccatore. Da gloria a Dio, riconoscete anche tu che è un peccatore. Che gli dice quest'uomo? Ah, dice un peccatore. Ma da quando mai si è sentito dire che uno, da quando il mondo esiste, abbia aperto gli occhi a un uomo nato cieco? Neanche i profeti dell'Antico Testamento hanno fatto così. Tobia, figlio di Tobiolo, ha aperto gli occhi al padre attraverso l'indicazione datagli da Dio per mezzo dell'angelo arcangelo Raffaele, è tornato a vedere, ma il padre non era nato cieco, ci è diventato per disgrazia. Il miracolo di questa guarigione è più grande del miracolo della guarigione di Tobiolo, padre di Tobia. Più grande, mai nessuno ha fatto un miracolo così. Mai nessuno nella storia della salvezza, da Abramo in poi, nel popolo di Israele, aveva fatto un miracolo così grande. Come poteva non essere l'autore di questo miracolo sulla terra uno che non era di Dio, cioè un peccatore, una persona lontana da Dio, ribelle? Era possibile questa cosa? Come fate voi farisei a dire che è così? Se uno è peccatore, Dio non ascolta, che peccatore che cosa chiede a Dio? Fammi crepare quella persona lì perché non la posso vedere. Fammi diventare ricco, voglio il potere. Chiede cose brutte a Dio, non gli chiede cose buone, perché è un peccatore. E Dio non ascolta quelle preghiere, si tappa le orecchie quando gli vengono fatte. E si gira dall'altra parte per non sentirle, per non vederle. E invece chi uno che fa la volontà di Dio, che fa il bene, quando chiede per il bene Dio l'ascolta. Ecco il grande miracolo, il grande mistero dell'esaudimento della preghiera di Maria, che quando lei chiede è sempre esaudita, perché lei chiede per il bene, chiede perfettamente ispirata dallo Spirito Santo, chiede cose che sono connaturali con Dio, e Dio le fa, perché Lui è volontà che dà vita. Allora come si può fare un giudizio negativo a una persona che fa così grande del bene? È impossibile. Ha voglia voi di fregiarvi del titolo di essere i santi, di essere autorità della Chiesa? Non lo siete. State facendo una cosa cattiva verso una persona che ha fatto del bene. Risultato? Espulsione dalla sinagoga. Come se io parlo, dico, tu non metterai mai più piede in questa Chiesa, perché sei un delinquente, vieni qui a spacciare la droga invece che a pregare. Guai a te se metti più piede in Chiesa. Una cosa così sarebbe stata. Quello di Gesù Cristo. Che cosa tremenda. Nella Chiesa queste due anime
chiesa credente e chiesa miscredente sono sempre esistite. Sempre cosa della storia. La chiesa, dicevano gli antichi padri della chiesa, è simul casta meretrix. È contemporaneamente casta e prostituta. Sempre è stata così. E chi sta dentro la chiesa deve stare attento. Come tutte le altre cose nella vita. Quando uno va da un medico, che fai? Non ti informi se il medico è bravo o no? Nella prima lettura della messa sentiremo che Dio, per scegliere il successore di Saul, primo re di Israele, non fa la scelta col criterio umano. Samuele, profeta di Dio, quando va dal primo dei sette figli di Jesse, ti vede un Marcantonio alto 2 metri, con le spalle così, tutto palestrato con le toppe di muscoli. Lui era piccoletto, forse, mazzalo questo. Tocca far così per guardarlo. Questo già semplicemente con l'aspetto ti incute una sudditanza. Questo è buono per fare il re di Israele. Dice Dio, tu guardi l'apparenza. Io che vedo dentro, vedo che questo qui proprio non c'ha nessuna caratteristica per essere una buona guida del popolo di Israele, un buon re. Sa chi ce l'ha queste attitudini? Il settimo figlio, l'ultimo, quello che si chiama Davide, che non c'ha questa struttura fisica così, è piccoletto, eppure lui c'ha dentro se stesso tutte le caratteristiche necessarie per essere re di Israele. A quello dagli lo Spirito Santo, e quello consacrare. L'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. Quando si fa l'esame di laurea, perché uno deve fare il dottore, che cosa guarda la commissione che esamina la persona? Se conosce l'apparato muscolare, nervoso, il sistema linfatico, tutte le cose che riguardano la medicina? C'è qualche luminare dei professori universitari che guarda se quel tizio lì da 110 e lode ha amore per i malati? Viene valutata questa cosa quando si abilita una persona alla professione medica? Se amore per i malati farà in un certo modo il medico. Se non ha amore per i malati, ma amore per il portafoglio, fa come quel dottore che quando c'è una vecchietta, tic, qua c'è bisogno della protesi perché l'osso si è rotto, l'era rotto lui. Quell'altro era sano, qua la situazione è gravemente compromessa, c'è bisogno di una protesi. E gli metteva la protesi anche se non c'era bisogno. E intanto lui metteva le protesi, la ditta che le vendeva gli dava il viaggio nel villaggio turistico paradisiaco, eccetera, eccetera. E lui si faceva la bella vita così. Non è che era stupido, non sapeva come fare. Era bravo professionalmente, ma era un delinquente perché amava i soldi più che i malati. Chi verifica l'attitudine interiore quando abilita le persone a quel ruolo? Chi è che va a verificare se un politico va su perché ama il popolo italiano o ama il potere e così si fa le leggi a suo piacimento, a piacere dei banchieri che l'hanno portato su o del partito suo? Chi è che lo guarda? Dio guarda il cuore, l'uomo guarda l'apparenza e non sa guardare di più, ma non vuole guardare di più, mentre bisognerebbe farlo. È così in campo cristiano. C'è una chiesa apparente e c'è una chiesa vera. Quando, questo, bisogna leggere la Bibbia per capire queste cose, nella parola di Dio queste cose esistono. Dio non ha mai preso il popolo di Israele nel suo complesso. Nell'Antico Testamento si parla sempre del resto di Israele. Quello è il suo vero popolo, il popolo a lui fedele, il resto di Israele, la minoranza. E Gesù nel Nuovo Testamento lo chiama il piccolo gregge, che ci distingue dal grande gregge. Chi gli è fedele è il piccolo gregge.
non il gregge in quanto tale. Quello è il suo vero gregge. Guardate, queste sono cose molto importanti. Oggi la Chiesa va ricostruita profondamente, grandemente, e deve diventare non un popolo... Sapete che se la Chiesa resta così, se resta un popolo con la fede tiepida, sapete che fa Gesù Cristo a quelli con la fede tiepida? Che fa il Signore? Siccome non sei né caldo né freddo, sto per vomitarti dalla mia bocca, mi fai così schifo che ti vomito. Non sopporta il Signore i tiepidi. Gesù non sopporta una Chiesa tiepida. Questi incontri qui non sono fatti per far diventare tiepidi cristiani, sono fatti per far diventare cristiani ardenti di Spirito Santo, appicciati come il fuoco. Allora, quell'uomo è stato cacciato via dalla sinagoga. Ripeto, cacciato via dalla sinagoga. Significa che lui è stato bollato come un peccatore che non merita di mettere piede in chiesa. Fuori da qui. Lui è rimasto fedele alla grazia che ha ricevuto? O si è, per far contenti quei pezzi grossi, corrotto anche lui? Non è vero, non sono stato guarito da nessuno. Quello è un peccatore, non mi doveva guarire. Così ha detto quest'uomo? No. È rimasto fedele alla grazia che ha ricevuto, ha pagato, caro, ma è rimasto fedele alla grazia. Così che Gesù, in un secondo momento, lo può rincontrare. Si presenta e gli dice, ma senti un po', tu credi nel figlio dell'uomo? Adesso c'è tutta una spiegazione del figlio dell'uomo, diciamo magari in una maniera più semplice, più semplice. Tu credi che Dio ha mandato nel mondo una persona per salvarci? Certo che ci credo. E chi è questa persona perché io possa credere in lui? Gesù gli risponde, attenzione, tu, vi ricordate le parole di Gesù? Le parole di Gesù Cristo devono stare proprio stampate, scalpellate dentro la nostra testa. Che cosa gli risponde il Signore? Tu lo hai visto. Tu cieco hai visto l'inviato di Dio per la salvezza degli uomini. Che cosa significa? Che non solo gli occhi del suo corpo sono diventati vedenti, ma lui è guarito anche di dentro. Ha visto il Salvatore del mondo. I farisei l'avevano visto il Salvatore del mondo? Eppure ci vedevano con gli occhi del corpo. Loro erano vedenti col corpo e ciechi con l'anima. Vedenti materialmente, ciechi spiritualmente. Quest'uomo era cieco col corpo e cieco con l'anima, ha incontrato Gesù Cristo, è diventato vedente con il corpo e vedente con l'anima. Doppia guarigione, fisica e spirituale insieme. Se leggiamo tante altre guarigioni fatte dal Signore nel Vangelo e nell'Antico Testamento, la maggior parte delle guarigioni sono fatte così, fisica e spirituale insieme, tanto che si chiamano guarigioni gemelle. Cioè è stile del Signore, quando guarisce una persona, di guarirla a 360 gradi, anima e corpo. Per distinguere l'una dall'altra ci deve essere qualche motivazione grave che rende più importante un modo diverso di agire. Il modo ordinario di agire di Gesù Cristo riguardo alla guarigione è guarire insieme corpo e anima. Dico una stupidaggine o è vero questo? Sacramento interiore degli infermi, basato sull'uso della Chiesa della prima generazione, di cui San Giacomo, fratello maggiore di San Giovanni, scrive nella sua lettera rimasta nel Nuovo Testamento. Fratelli, se qualcuno è malato, chiami a sé i sacerdoti della Chiesa, i quali preghino su di lui
dopo averlo unto con l'olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede, perché la preghiera fatta senza fede non serve a niente, la preghiera fatta con fede da parte del malato, che deve credere che Dio lo ama, da parte del sacerdote che non può pregare incredulamente verso il malato, da parte dei familiari che, se gli vogliono bene a sto malato, pregheranno che guarisca, con la fede. Se la preghiera fatta con fede non dice guarirà il malato, dice la preghiera fatta con fede salverà il malato. Due punti. Il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Due effetti. Rialzato dal letto, cioè guarito. Secondo effetto, perdonati i peccati. Guarigione fisica, guarigione spirituale, insieme. Ma la partenza era la malattia fisica. Dio agisce con la doppia guarigione spirituale e fisica. Il sacramento di unzione degli infermi, doppia guarigione spirituale e fisica. Questa è la realtà. Allora Gesù Cristo guarisce quel cieco e gli dà la vista del corpo e dell'anima. Perché Gesù Cristo dice a quel cieco tu l'hai visto? Che cosa ha visto il cieco spiritualmente? Cosa ha visto? Forza. Cosa hai visto? Cosa hai visto? Ha visto che Dio ha avuto misericordia di lui. Dio si è preso cura di lui. Non l'ha lasciato cieco, l'ha amato. Ha visto la potenza di Dio. È stata più forte la cecità o la guarigione divina su di lui? Quindi quel cieco ha visto che la potenza della guarigione è più forte della malattia. Chi lo crede qui oggi? Ha visto che Dio è misericordioso, ha visto che Dio è più potente del male, ha visto il diavolo sconfitto perché lui è tornato vedente. Queste cose ha visto attraverso i fatti avvenuti nella sua vita. Lui quel giorno ha cominciato a conoscere Dio. Chi è Dio? Ma io vorrei citarvi altre cose. Quando Gesù in uno dei suoi discorsi fa una diatriba, un discorso con i giudei, dice a loro: Abramo ha esultato nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Rallegrarsi in ebraico si dice Isacco, e questa cosa deve mettere una pulce nell'occhio, nell'orecchio, scusate, di quelli che lo ascoltavano, e ricordarsi di un fatto. Quale fatto? Forza. Quale fatto dovevano ricordarsi gli ascoltatori di Gesù Cristo quando lui parlò di Abramo e disse che Abramo si rallegrò? Quando è che Abramo si è rallegrato? Quando ha avuto Isacco tra le braccia, quando dopo 25 anni che Dio aveva promesso, ha visto la promessa di Dio realizzatasi, ha esultato di gioia in un modo così grande che ha messo nome a quel bambino Isacco, che significa esultare di gioia. Abramo ha visto il mio giorno, dice Gesù Cristo. Lui ha vissuto 1800 anni prima di Cristo. Ha visto 1800 anni prima di Cristo il giorno di Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è risorto dalla morte e lui ha visto che dal grembo morto di Sara, perché è sterile, perché è passata la menopausa, uscire la vita. Dio all'opera, la potenza di vita sopra la potenza della morte.
ha visto la vita vincere sulla morte, ha visto il giorno di Gesù Cristo, ha visto, non con gli occhi del corpo, con l'esperienza della vita, interiormente. Dio è colui che risuscita i morti, Dio è colui che dà la vita là dove c'è la morte. Ecco com'è la storia di questo cieco. Vorrei dire tante altre cose, adesso mi devo fermare. Allora, vi ho detto prima che questi insegnamenti qui erano le catechesi fondamentali per ricevere il battesimo, per diventare cristiani. Per diventare cristiani bisogna credere che Dio è più forte della morte, credere che Gesù Cristo è risorto dai morti, credere che Dio ha sconfitto il maligno, credere che l'amore vince sulla cattiveria e sul male, credere, 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 con fede ferma, ferrea, senza dubbi, senza esitazioni. Faremo questo stasera. Adesso Gesù verrà qui, accompagnato da questa storia, da questa parola annunciata, e noi lo metteremo in pratica per le nostre malattie, per i nostri guai. In piedi accogliamo il Signore.